Poco sopra Lugagnano Valdarda, in località Baracchina, comune di Vernasca, Fiorente Immobiliare vende questa casa su tre livelli con circa 600 metri quadrati di area esterna privata e doppio garage. Come vedete, la casa gode di una posizione panoramica davvero eccezionale. Ci troviamo sulla collina che separa le valli dei torrenti Arda e Chiavenna. In questo versante il terreno scende dolcemente verso il Chiavenna. Come detto, la casa è su tre livelli. In questo video visitiamo il piano attualmente abitabile, che di fatto è il primo, dato il dislivello su cui la casa è costruita. In un altro video potrete vedere cantine e garage e l'ampio soppalco. Siamo entrati attraverso un portico e una porta finestra direttamente nella sala da pranzo, che comunica attraverso questo varco con la cucina. La casa è stata abitata fino a dicembre 2023. Le piastrelle di pavimentazione e rivestimento che vediamo ci permettono una riflessione che faremo subito dopo aver ammirato il meraviglioso panorama che si apre davanti a noi dal balcone. Là in fondo si vedono i calanchi di Montegiogo. Guardate quanta luce, quanta aria e quanto cielo potete acquistare. Tornando dentro, riprendiamo la riflessione sugli interni che avevamo accennato. La casa è stata costruita nel 1976 e le finiture, seppure in ottime condizioni, riflettono lo stile di quel periodo, così come gli impianti sono funzionanti ma datati. Per cui, per sapere se la casa corrisponde al nostro budget, dobbiamo considerare quello che vogliamo. Se sappiamo accontentarci del minimo per abitare la casa, dobbiamo aggiungere al prezzo d'acquisto costi tutto sommato contenuti. Se invece per noi è importante vivere in una casa moderna con tutte le finiture su standard di qualità contemporanei, dobbiamo considerare una spesa sostanziosa. Già solo questo piano sono 150 metri quadrati di superficie commerciale che andrebbero rinnovati. Abbiamo visto prima il soggiorno con uscita sul portico d'ingresso. Ora vediamo il bagno. In corridoio vedete che c'è una canna fumaria per una stufa a legna o a pellet. Ce n'era un'altra in sala da pranzo, la prima stanza che abbiamo visto. Questa è la camera da letto più piccola, circa 14 metri quadrati. Torniamo in corridoio per visitare l'ultima stanza, una camera da letto di 19 metri quadrati, affacciata verso est, con uscita sul balcone panoramico che abbiamo visto prima. In un video separato visiteremo gli altri piani della casa. Contattateci se non trovate il link. Ripartiremo da questa porta, da cui si accede alle scale che collegano i tre piani. Panorama unico, occasione unica da cogliere con Fiorente Immobiliare di Fiorenzuola d'Arda.